le varie, con i vari punti di riferimento, eccetera. E nel frattempo i dati miei, il fatto che io in questo momento sto andando da qui a lì, che sono andato in questo ristorante, che ho visto la seguente mostra, vengono passati alla banca dati che raccoglie i cosiddetti big data, cioè i dati grandi che riguardano tutti noi, di modo tale che automaticamente 3 secondi dopo mi arriva il messaggino: come valuti il ristorante dove sei appena stato? Ti è piaciuta quella mostra che hai appena visto? Questo è automatico, è del programma, capisce? Non dipende semplicemente dall'uso buono o cattivo di un determinato strumento. Qualcuno ce l'ha messo dentro, però non aveva previsto che poteva essere applicato in questa maniera. Capisce? Allora io devo interagire, come dicevo prima, posso disattivare, posso chiudere, posso spegnere, questa è la mia libertà. Questo è il punto. Però altrimenti se non lo faccio, questo agisce con una certa autonomia. Io ho assistito a una conferenza di due programmatori dell'università di Pisa, Pedreschi e Vino, sì. Che conosce Vino, e Peremici, sì. Voi interagite con loro, con la Fosca, con la Fosca che anche lei a livello mondiale. Dunque, come reagite? Perché lui ci spiegava proprio questo discorso che hai detto lei, che loro fanno questo lavoro per poi farci vedere il film quando si guida, no? Il loro lavoro è questo, ecco. Ma come interagite con loro? Ma dunque, con Dino e con gli altri amici bene, nel senso che sono persone sensibili e quindi hanno anche un interesse ad un'interazione con chi si occupa non di queste tematiche da un punto di vista tecnologico, di programmazione tecnologica o informatica, ma dal punto di vista di una riflessione sulle conseguenze e sui principi di questo tipo di agire. In generale, diciamo però, a livello mondiale non c'è tanta sensibilità, o meglio, l'etica è qualcosa che va molto di moda oggi, ma che viene utilizzato e sfruttato in maniera anche un po' furbesca. Vale a dire, Google ha dei consulenti etici, che però a cosa servono? Più che altro per giustificare i lavori e le attività che già sono in atto. La Unione Europea, io vi ho parlato di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, un'altra cosa che è collegata a questo sarebbe quello che si chiama intelligenza artificiale, cioè il modo in cui funzionano questi strumenti, sono programmati questi strumenti, è in questa loro interazione con l'ambiente, apprendimento con dell'ambiente, è appunto una forma di virgolette intelligenza, non è l'intelligenza umana, ma è un'intelligenza che si sta implementando appunto come intelligenza artificiale. Bene, la Comunità Europea, dopo un percorso durato un anno, questa primavera ha rilasciato un documento che potete trovare su internet sull'etica dell'intelligenza artificiale, o meglio precisamente su una intelligenza artificiale degna di fiducia, trustworthy. Potete vederlo. E qual è l'intelligenza artificiale degna di fiducia? Allora, vedete che ho scritto un articolo per far vedere i punti di forza e i punti di debolezza di sta roba. I punti di forza, appunto, è bene che se ne parli, che venga posto un problema etico, cioè cosa vuol dire etica? Criteri e principi di questo, che regolamentano questo tipo di azione, perché altrimenti è il far west, ok? Quindi è bene questo. Poi bisogna discutere quali sono i criteri e i principi, e in un contesto come quello di questa commissione europea, in cui il 50% era dato dai membri di questo collegio, era dato dai rappresentanti delle grandi companies, ecco, allora qualche piccolo dubbio anche riguardo ai risultati viene, andatevelo a vedere,
andatevi a leggere questo documento e vi rendete conto se questi dubbi che io ho e che ho articolato per iscritto e pubblicamente sono giustificati oppure no. Però è bene porsi il problema dell'etica, quindi ripeto, se anche le macchine agiscono, dobbiamo domandarci che cosa vuol dire agire bene o agire male nel caso delle macchine, viva Dio, e cosa vuol dire agire bene o agire male nel caso nostro che interagiamo con le macchine. Questo è il punto di cui per mestiere mi devo occupare. Oh, sono già le 7, vi ho ammazzato a sufficienza. Ammazzato, mi sembra che abbiamo goduto. Una parola di speranza? Ma questo sicuramente sempre. No, no, ma io non vorrei che quanto ho detto venga letto come qualche cosa di negativo, assolutamente. Deve essere detto come qualcosa di realistico, cioè dobbiamo fare i conti con questa situazione, aprire gli occhi bene e poi fare i conti. E io non solo ho speranza, ma ho speranza soprattutto nell'essere umano, posto che l'essere umano non cada nella tentazione di omologarsi ad una macchina o ad omologarsi ad altri enti, cioè sia consapevole di quello che è essere umano, punto e basta, cioè libero, cioè sensibile, cioè creativo, cioè capace anche di fare le cazzate più grosse che la macchina non fa, perché è un essere umano.